lunga settimana che si concluderà, come sapete, domani sera con lo spettacolo della Fabbrica delle Candele. Però stasera, diciamo, abbiamo la seduta conclusiva di questo percorso di studio, di riflessione, di dibattito sulle tematiche variamente connesse al fascismo. Abbiamo pensato questa seduta anche più mirata, in qualche misura, sul progetto di un luogo di documentazione, di ricerca legato all'esperienza del popolo italiano sotto il regime mussoliniano. E io inizio dando subito la parola all'anima di tutto questo, perché se non c'era lui nessuno di noi avrebbe potuto cominciare, che è il sindaco di Predappio, Giorgio Frassini. Saluto e lo ringrazio. Io ringrazio tutti voi per la vostra presenza, chiaramente i relatori. Funziona, sì? Sì, sì. Sì. Ringrazio l'organizzazione generale del 900 Fest che consente anche di trovare dei luoghi come Via Predappio per discutere di una questione che sembra assurdo dire, ma è di forte attualità. Perché Predappio? Perché il tema delle origini del fascismo? A Predappio non è nato il fascismo. Predappio, nella casa del fabbro, il 29 luglio del 1883 nasce Benito Andrea Milcare Mussolini. Benito da Benito Suarez, rivoluzionario messicano, Milcare da Milcare Cipriani, l'uomo più incarcerato d'Italia, eroe del clan Sventom. E Andrea Costa, primo parlamentare socialista d'Italia. Queste sono le origini di Benito Mussolini qui a Predappio. E il fatto poi che successivamente, dal 22 in poi, cioè, riceve l'incarico dal re di fare il governo, avendo solo 35 deputati, 35 parlamentari, quindi una forza minoritaria, ha perso le elezioni nel 21. Automaticamente, non si sa perché, un po' per cause naturali, ma un po' anche molto voluto, Predappio diventa la Betlemme, la Galilea di tutti noi, là dove tutto ebbe origine. Quindi è importante, secondo me, anche se il fascismo non è nato qui, è nato, sappiamo benissimo, sono da altre parti, poi non sta mai a dirlo, io davanti a una platea di storici amici come voi, non mi permetto, perché il tema è molto vasto, complicato, non banale, no? Sicuramente non semplice. Tuttavia, durante quel periodo si è convinti che tutto nascesse qua. Tutti dovevano venire a Predappio in gita, almeno una volta. Bisogna andarci. Stai un'ora sola a Predappio e torni a casa migliore. I luoghi non sono banali. E quindi quest'opera di mitizzazione di Predappio, la nascita della casa natale di Mussolini, ha poi prodotto questo fatto qui, no? Che quando si parla di Mussolini si viene in mente Predappio, se si parla di fascismo si viene in mente Predappio. E in realtà, cioè, Mussolini, da quando fa la svolta interventista, a Predappio non viene più, viene solo nel 23, perché dopo menavano. Perché? Perché sì, insomma, perché era il volta Gabbana, era quello che aveva girato la giacca, quello che in qualche modo era il traditore. Sono gli articoli molto belli, insomma, sui giornali dell'epoca, dove i compagni socialisti dicono quella carogna, vergogna d'Italia, una cosa di questa natura. Però Predappio oggi vive questa cosa qui. Tanto è vero che da quando è stata riportata la salma di Mussolini nel 1957 da parte di un altro della Piesa, Don Zoli, perché la storia si è divertita con questo uomo, l'antifascista Zoli, il padre della Corte Costituzionale, e a casa di Zoli era nata Donna Rachele. Quindi dopo che era stato tenuto nascosto a Cerro Maggiore, lo riportano qua, e qua
il 30 agosto del 1957, dentro la macchina americana c'è una cassa di legno, dentro ci sono i resti di Benito Mussolini. La nostra vita cambia ancora. Mentre prima venivano a vedere i luoghi del giovane Mussolini, quindi la casa dove è nato, la casa dove ha vissuto, oggi l'ufficio del sindaco, che schiavi tu la mia, no? Io e Arnaldo dormivamo sopra lo stesso letto al secondo piano di Palazzo Varano, non avevamo un materasso, non un sacco di foglie secche, dalla mia finestra si vedeva la luna sopra i monti di Fiordinarbe, è il mio ufficio. Quindi voi capite come io sono contento quando si parla di queste cose così, a un livello elevato di cultura, no? Della modalità alta, perché Bedap è stato fino alla preda di modalità bassa, cioè da quando l'incapacità nostra di affrontare il tema della storia, il tema del fascismo, per paura, perché Bedap ha sempre avuto sindaci di sinistra. Non fatevi ingannare, il primo sindaco del dopoguerra si chiamava Benito, ma Benito Partisani, nato nel 1906, quindi non c'entrava niente con Benito successivo. Quindi tutti i comunisti, e oggi c'è uno del PD, insomma, sebbene in una lista civica. Ma dicevo, l'incapacità di trattare questi temi ha isolato Predappio. È difficile ragionare su Mussolini, sul fascismo, da Predappio. Predappio doveva scontare la dannazione memoria, il fatto che la doveva pagare perché ha disonorato l'Italia. Un'Italia che non ha fatto bene in conti con se stessa. L'opera di rimozione non ha consentito un'analisi rigorosa di quello che è successo, cosa è successo, come si è originato, come è stato possibile, no? Che si sia originato un qualcosa. Era una malattia, era un virus che ha colpito un corpo sano? O era un'Italia pronta? Chi lo sa, non lo so. Io so però che noi dobbiamo fare i conti da molto tempo con dei negozi che ci vergogniamo, c'è poco da fare. Quando uno entra a Predappio vede 12 vetrine di manganelli, di roba, insomma, una cosa che questo è stato possibile per il fatto che non abbiamo affrontato il tema nella giusta misura. E quindi abbiamo delegato agli altri. Noi non ci siamo occupati di un pezzo di storia, abbiamo delegato i commercianti. I commercianti non hanno nessun interesse di raccontare delle cose in maniera anche decorosa, interesse fare soldi. E quindi cos'è che tira di più di quel periodo? Tira di più gli ultimi due anni, tira di più la presa di potere violenta, tirano quelle cose lì. E quindi questo è quello che oggi si vede a Predappio, ma addirittura si vedono delle manifestazioni tre volte l'anno, quando è nato Mussolini, quando è morto, e la marcia su Roma. Inutile che io vi dica che la più vissuta è la marcia su Roma. Mentre quando la data della nascita del 29 luglio, quest'anno abbiamo registrato 72 partecipanti, contati da me e il maresciallo. 25, perché è domenica, il 28 è mercoledì, quindi faranno questa cosa il 25, ne conteremo migliaia. Ecco che c'è ancora questo riflesso, no? Che a Predappio è nato il fascismo, a Predappio è questa cosa, e non è così. Quindi un dibattito, e chiudo davvero, su cosa deve diventare Predappio. Predappio deve diventare questo luogo qui, un luogo di riflessione, un luogo che sia adatto a discutere questi temi difficili, complicati, ma che comunque è diventato necessario, perché dopo 70 anni dalla morte di Mussolini credo davvero che, no, non possiamo solo far sì che il fascismo sia patrimonio degli storici, deve diventare anche un qualcosa su cui tutti i cittadini italiani si devono confrontare e devono riflettere. Molti credono che io abbia una posizione diversa. Il mio giudizio su Mussolini e il fascismo è netta. È netta. Capire non significa perdonare. Cioè, il fatto di voler capire che cosa è successo non significa non dire che fu un'enorme tragedia collettiva, che fu qualcosa che, insomma, ci ha lasciato ancora profondamente scosso. Ed ecco che Predappio, che si vuole presentare
come un luogo di dibattito, come un luogo della topografia europea, che tutta quanta insieme restituisce il senso del Novecento, e quindi proprio ha una dimensione assolutamente europea, e deve combattere i soliti nemici, che si chiamano pregiudizi, isolamento, ma insieme all'ignoranza il più grande nemico che apre l'ampio è la banalizzazione della storia. Quindi è grazie al vostro contributo che sconfiggeremo questo nemico. Grazie al sindaco, speriamo di essere all'altezza di questo compito che in qualche modo ci viene affidato. Mi è stato fatto ricordare, parlando prima a pranzo, un giorno del 1992 io invitai Pietro Ingrao a parlare all'università dove allora insegnavo, che era Verona. Conoscevo Pietro Ingrao fin da bambino, perché frequentava a casa dei miei al tempo dei primi dialoghi, incontri fra cattolici e comunisti, e ovviamente Pietro Ingrao rappresentava la parte dei comunisti, e l'avevo invitato a parlare di se stesso. No, c'è un giovane in platea, e lui iniziò in questo hangar, che era l'aula magna di una nuova università, quella di Verona, aperta da poco, c'era 1000 studenti, con queste parole, me le ricordo ancora, perché lui iniziò dicendo: nel 1935 io ero un fascista convinto. E quindi questi ragazzi, che si aspettavano tutt'altro esordio, che era il 92, c'era appena stata la scissione, rifondazione comunista, il partito comunista aveva cambiato nome, Pietro Ingrao aveva assunto una posizione un po' intermedia, in qualche misura di mediazione, quindi si attendevano un dibattito politico sulle questioni dell'attualità, e invece lui iniziò così e raccontò tutta la sua evoluzione accelerata in quei mesi, in quegli anni, al seguito della sua passione del momento di giovane, che era il cinema. E quindi come il cinema rappresentasse una via di uscita da quel mondo altrimenti chiuso e asfittico in cui il regime costringeva un po' l'educazione, il credere, per dire, combattere, i Barilla, gli avanguardisti, i figli della lupa. Ecco, per lui il cinema rappresentò questa finestra aperta. E fu molto interessante perché in qualche modo riprendeva le parole del sindaco che ci ha appena detto, cioè comprendere che senza giustificare. Benedetto Croce diceva: la storia non è mai giustiziera, è sempre giustificatrice. Da un punto di vista un po' estremo si potrebbe discutere, e abbiamo ampiamente discusso nei decenni passati questa posizione, però riprende un po', cioè anche quando hai un nemico di fronte la chiave è cercare di capirlo. Perché se non lo capisci ti rassegna alla imprevedibilità dei suoi comportamenti ed eventualmente del suo manifestarsi di nuovo sulla scena, sulla ribalta della storia. Quindi questo è il compito. Stasera l'abbiamo pensata un po' noi nell'Accademia, in quel mondo un po' avulso dell'università, c'abbiamo questa formula di ricerca e didattica, no? Che è sempre poi motivo di discussione. Dovremmo cercare di tenere insieme le due cose stasera, e cioè questi tre storici che stanno accanto a me, di generazioni diverse, però ci potrebbero aiutare stasera a capire quali sono i cantieri aperti nella ricerca storiografica sul fascismo, cioè le linee di ricerca innovative, importanti, legandolo soprattutto al momento delle origini, perché già ne abbiamo un po' parlato stamani, il nesso con la Grande Guerra, la violenza, E però anche cercare di riflettere e capire come queste novità sul piano della ricerca possono essere tradotte e possono diventare efficaci nell'essere raccontate, spiegate, divulgate ai giovani, ma in senso generale a un pubblico ampio, dei non addetti ai lavori. Quindi in qualche modo riuscire a tradurre le novità sul piano della conoscenza più ampia di questo fenomeno, cercare di non perdere niente della complessità, spesso anche un po' disarmante, della ricerca, e però non rinunciare mai allo sforzo di essere comprensibili, di avere presente il pubblico a cui ci si rivolge, di cercare di modellare
il proprio dire, il proprio parlare, le proprie rappresentazioni per quel pubblico. Quindi come si può mediare dal punto di vista appunto didattico le nostre conoscenze. Ci siamo accordati per un primo giro di interventi della durata di 20 minuti ciascuno, in maniera poi di dare possibilità, se ci sarà la voglia, di interventi dal pubblico ed eventualmente poi un secondo giro di nuovi interventi. Ci siamo messi d'accordo su un ordine misto, un po' alfabetico, un po' generazionale, un po' casuale, che però vede come prima persona a cui io do adesso la parola Giulia Albanese, che ringrazio per aver accettato il nostro invito e a cui cedo molto volentieri. Allora, grazie dell'invito e di aver organizzato questa discussione. E premetto che non so se sarò all'altezza di tutte le richieste, nel senso che ovviamente in me la prospettiva della ricerca ed eventualmente quella della didattica, più che della divulgazione, sono prevalenti nella mia formazione, nel mio modo di pensare e lavorare con la storia. Quindi spero appunto di dare delle suggestioni utili, ma non ne sono sicura. Ed ovviamente diciamo, questo è un luogo che risuona per chi ha studiato diciamo, tutta la sua vita di ricercatore più o meno il fascismo e per chi ha studiato le origini del fascismo, per cui sentendo il sindaco parlare e anche diciamo, facendomi coinvolgere dalla sua riflessione a più livelli, in qualche modo io vivo a Venezia, l'invasione dell'esterno sull'interno che cambia la vita delle città è una cosa che mi riguarda anche se in modo molto diverso da quello con cui riguarda, da quello che diciamo, comporta per i cittadini di Predappio. Però mi sono confrontata con questo problema della, diciamo, della rimozione o comunque di uno sguardo strabico nei confronti del fascismo quando, un po' per caso, un po' no, mi sono trovata a studiare la Marcia su Roma. La Marcia su Roma che diciamo, nella carta dovrebbe essere l'argomento o uno degli argomenti più studiati e più approfonditi della storia del fascismo e che però diciamo, è stato lungamente un momento lungamente dimenticato per quanto riguarda diciamo, l'azione dei fascisti, cioè fino a un certo punto abbiamo saputo tutto di quello che era successo diciamo, attorno al governo e attorno alla monarchia, o diciamo abbiamo cercato di sapere tutto quello che era successo attorno al governo e attorno alla monarchia in, quella fatidica fine di ottobre del 1922, e tutto sommato diciamo, abbiamo gettato uno sguardo sicuramente disincantato e comunque non attento a quello che invece era la mobilitazione fascista in quella fine di ottobre, e per cui in qualche modo anche travolti dalle immagini e dall'importanza degli eventi delle origini del fascismo precedenti alla Marcia su Roma, la Marcia su Roma è rimasta a lungo nell'Italia repubblicana diciamo la barzelletta, l'elemento del il luogo su cui ironizzare, anche diciamo suffragati dal fatto che quel governo che si instaura a Roma all'indomani del 28 ottobre del 22 non è ancora formalmente e pienamente un governo dittatoriale, o può essere quantomeno considerato non ancora e non pienamente un governo dittatoriale, è un governo di coalizione guidato da una forza diciamo di larga minoranza, ma un governo di coalizione, un governo di coalizione che ha la fiducia del Parlamento. E allora considerare come un atto di rottura la Marcia su Roma implica pensare alla politica dopo la Marcia su Roma in modo molto diverso da come la si pensa se invece si riesce a gettare uno sguardo ironico e un po' benevolente o comunque diciamo di distanza così complicata rispetto a quegli eventi del 28 e del 30 di ottobre del 1922. Allora che cosa dobbiamo fare o che cosa possiamo fare con la Marcia su Roma? Allora, diciamo, questo evento e il modo in cui questo evento è stato pensato nella storia dell'Italia repubblicana fino ad anni molto recenti a noi, secondo me è significativo di quella difficoltà di fare i conti con una certa parte del fascismo,
che invece non si riscontra se si pensa più interamente alle origini del fascismo. E le origini del fascismo sono senz'altro uno degli argomenti più studiati e più pensati della storia d'Italia, diciamo dal 45 ad oggi, e lo sono perché sono un laboratorio incredibile di riflessione su quella che è la crisi dello Stato liberale, sulle forme che la crisi dello Stato liberale può assumere, e sono anche un laboratorio incredibile per cogliere quel passaggio importante da prospettive di carattere, diciamo, liberal-democratico, ma anche talvolta veramente democratico, ma anche socialiste, abbiamo visto, a prospettive di tipo autoritario, quando non pienamente fascista. E allora appunto questo periodo, a seconda dei momenti anche della storia, della vicenda politica e delle domande che gli italiani si sono posti attorno al loro presente, si sono analizzate cose diverse delle origini del fascismo. In alcuni momenti è prevalsa più un'idea e una prospettiva di studio legata alle diverse forze politiche, in altri periodi è prevalsa più una prospettiva di studio legata, diciamo, ai conflitti economici, alle strutture economiche, al modo con cui queste avevano influito nella crisi dello Stato liberale. E ecco, dagli anni 90 in poi, e la cosa, diciamo, è interessante perché è stata più o meno coincidente con una, diciamo, rottura di fase piuttosto importante, si è cominciato a guardare con più attenzione all'impatto e all'uso della violenza e su cosa questo ha determinato per quanto riguardava le origini del fascismo. Ora, su questo vorrei concentrarmi un po' di più, un po' perché diciamo, riguarda il modo in cui ho pensato e guardato la storia dell'origine del fascismo e la mia esperienza di ricerca, un po' perché mi pare che sia anche, diciamo, una prospettiva più vicina alla nostra sensibilità, anche se secondo me dei passaggi dagli anni 90 in poi sono avvenuti anche nella riflessione sul fascismo. E questa riflessione sul ruolo di impatto della violenza, non voglio ovviamente dire che prima di questo tornante del 1989-1990 non si fosse mai pensato al fatto che il fascismo era violento. Naturalmente non è così, lo sappiamo tutti. Però certo, diciamo, la violenza veniva pensata e detta, ma talvolta anche non detta, dagli antifascisti, che non volevano, diciamo, enfatizzare questo punto per diverse ragioni che poi se vorremmo approfondiremo, ma che non mi paiono centrali in questo momento. E poi, diciamo, sono diventate parte di un quadro che però non andava né spiegato né analizzato, cioè la violenza era lì, si sapeva che c'era, ma poi si andava a guardare altro. E invece mi pare che appunto grazie agli stimoli soprattutto di uno storico come George Mosse, il legame tra grande guerra e sviluppo della violenza si è emerso in tutta la sua potenza. E George Mosse è quello che, diciamo, più di tutti per primo, più di tutti, diciamo, ha posto l'accento sul problema di come la grande guerra, la prima guerra mondiale, sia un momento di brutalizzazione della politica, usando una formula felicissima e per certi versi anche problematica, ma comunque molto felice, e che ha imposto l'attenzione, un cambiamento di mentalità, di cultura, di pratiche dei cittadini europei, in particolare dei cittadini uomini, di fronte alla loro vita e di fronte alla politica. Allora, questo apre a due questioni diverse. Da una parte apre una strada che ci porta a riflettere sul destino dell'Italia e sulle origini del fascismo italiano, e dall'altra parte ci porta a una strada che ci dovrebbe imporre di pensare anche a come quel destino italiano è integrato dentro una storia europea e qual è il ruolo specifico dell'esperienza italiana rispetto a quell'esperienza europea. Allora, mi pare che rispetto a, diciamo, la parte italiana della storia, e quindi per un momento tralasciando la prospettiva europea, l'attenzione alla violenza ci abbia permesso di anche di in qualche modo per certi versi sfumare o dettagliare la tesi di Mosse relativamente alla brutalizzazione della politica. Cioè, ci siamo accorti che se andavamo a guardare l'articolazione anche generazionale delle squadre,
quella brutalizzazione della politica che si poteva fare discendere dalla prima guerra mondiale, se era frutto della prima guerra mondiale non era frutto esclusivamente dell'esperienza del combattimento, non era frutto esclusivamente dell'esperienza della trincea. E tutt'altro, no? Sappiamo delle esperienze degli arditi, ma sappiamo che sono i giovanissimi, quelli che non hanno combattuto la guerra e quelli che sono cresciuti nel mito dell'esperienza di guerra, che sono una parte considerevole di quello squadrismo che è fondamentale perché il fascismo riesca ad ottenere il potere in Italia. L'altra cosa che questa attenzione alla dinamica della violenza nello sviluppo del fascismo ci ha permesso di vedere con più attenzione è anche come, diciamo, la crisi dello Stato liberale in Italia e la sua fine passi attraverso la crisi e la fine della democrazia amministrativa in Italia, cioè come quel processo di violenza vada a toccare in primo luogo, prima ancora che il governo, le amministrazioni locali che si sono progressivamente democraticizzate nei primi anni del Novecento, hanno dato espressione politica a forze che non erano maggioritarie al governo e che si trovano assediate e sconfitte sul piano della violenza all'indomani della prima guerra mondiale, le amministrazioni socialiste ma anche quelle popolari. E questo ci porta a una geografia delle origini del fascismo che è una geografia particolarmente interessante, che ci pone il problema del fatto che il fascismo nasca una certa politicizzazione delle masse, un certo adeguamento, una progressiva consapevolezza dei cittadini delle più diverse classi sociali rispetto alla politica è avvenuta. Il fascismo è un fatto che ha a che fare con la modernizzazione del paese, non ha a che fare con l'arretramento, no? E l'altra questione che mi pare fondamentale e che gli studi sulla violenza politica all'origine del fascismo ci hanno messo davanti è la progressiva acquisizione, la partecipazione degli italiani a quella violenza. Cioè la questione è anche che il fascismo riesce ad avere successo in Italia, che non significa che vada al potere tramite elezioni, perché sappiamo che il meccanismo è molto più complesso, ma significa che guadagna legittimazione e rispettabilità anche in virtù della sua capacità di violenza. Questo però, questa riflessione sulla violenza ovviamente non è una riflessione che riguarda solo l'Italia, cioè noi ci troviamo di fronte da una parte alla consapevolezza che la nascita del fascismo come un fenomeno per certi versi unico, almeno fino ad allora, originale della storia d'Europa, è la nascita italiana di quel fenomeno, ma sappiamo anche che quel fenomeno di brutalizzazione della politica, con tutti i limiti che progressivamente la storiografia ha letto in quella definizione, in quella prospettiva storiografica, quella brutalizzazione della politica non è un fatto che riguarda soltanto l'Italia. E allora come fare i conti del fatto che questa brutalizzazione sia alle origini del fascismo italiano, ma sia alle origini anche di altre forme di regime e altre modalità di rapporto con la violenza, con l'autoritarismo, con la dittatura? E qui si apre secondo me una prospettiva interessante e tuttora piuttosto trascurata negli studi, che non significa che ovviamente non si sia parlato e non si parli nella storiografia, e non solamente nella storiografia, di una dimensione europea del fascismo e dei fascismi. Se ne parla e si parla anche di un ruolo dell'Italia, ma c'è una specie, a me sembra ancora, di divorzio tra queste due espressioni. Da una parte c'è una dimensione europea del fascismo che viene riconosciuta e dall'altra parte questa dimensione europea viene in qualche modo trascinata via dall'esperienza della Germania nazista, ovviamente più che da quella dell'Italia fascista, dimenticandosi che fino al 1933 la fascistizzazione dell'Europa
riguarda l'esperienza italiana e che quindi un problema per noi importante, per noi italiani ma anche per noi europei, è anche quello di capire in che modo l'esperienza italiana diventa un modello nel resto d'Europa, in che contesti europei quell'esperienza può essere un modello. Con modello intendo non solamente un modello in termini di, diciamo, riproposizione di un'esperienza governativa fascista, intendo una riflessione relativa a diciamo, quali sono i gruppi che nei diversi paesi europei, diciamo, propongono un progetto politico fascista, che tipo di prospettive ideologiche sono alla base, diciamo, di questa prospettiva, che significa quali sono le storie che portano questi gruppi a diventare o a diciamo, imitare o a proporre l'esperienza fascista come un'esperienza da riproporre, eccetera eccetera eccetera. Allora, a me pare che questo sia per noi importante, e sia per noi importante perché da una parte ci impone di fare i conti con, diciamo, delle responsabilità italiane che non riguardano soltanto, cioè che non sono ristrette alla nostra esperienza nazionale, ma che riguardano il ruolo di questo paese in Europa negli anni 20 e negli anni 30, ma riguardano anche, diciamo, il modo in cui noi pensiamo al ruolo di questo paese in Europa in quegli anni. Con questo voglio dire che è evidente, cioè io penso che sia evidente, ma questo mi pare che sia un elemento ancora che necessiti ancora ricerca e ancora riflessione, che nel corso degli anni 20 l'Italia è stata l'esperienza politica italiana è stata centrale nella riflessione sulla politica dell'Europa. E questo, diciamo, ha delle implicazioni. Allora, che cosa ha portato questo? Non voglio appunto soffermarmi troppo ed esclusivamente sulle origini del fascismo, però capite bene che se il problema è l'impatto della prima guerra mondiale sull'Europa da una parte e ricostruire il legame tra l'esperienza italiana e l'impatto della prima guerra mondiale e poi vedere le connessioni a livello europeo di tutto questo, beh, ci troviamo di fronte a un quadro piuttosto complicato. Allora, questo, diciamo, ci deve implica un ripensamento delle forme della crisi dello Stato liberale italiano, implica un ripensamento del ruolo dell'Italia nell'Europa tra le due guerre, implica anche un ripensamento di che cosa è stata la storia del fascismo dopo le origini del fascismo. E non casualmente, secondo me, negli ultimi anni, gli stessi che hanno visto una maggiore attenzione nei confronti del ruolo della violenza alle origini del fascismo, c'è stato tutto un ripensamento che io penso dovrebbe essere, diciamo, svilupparsi ulteriormente relativamente a il ruolo della violenza nell'esperienza fascista italiana durante tutto il ventennio. Un ruolo che diciamo, richiede una riflessione particolare perché lo sappiamo che gli anni tra le due guerre sono anni estremamente violenti anche al di fuori dell'Italia e che se noi andiamo a vedere i numeri e, diciamo, le strutture della violenza, che pure sono importanti, il ruolo dell'Italia potrebbe apparire un ruolo, diciamo, sfumato rispetto al ruolo della Germania, della Russia, ma anche della Spagna, e che quindi dobbiamo fare, cioè, diciamo, c'è una riflessione da fare su questo, sull'uso della violenza da parte del fascismo, sulle differenze dell'uso della violenza rispetto ad altri regimi e sul modo in cui noi andiamo a integrare questa riflessione sulla violenza, sulla riflessione sul regime nel suo insieme. Che è una riflessione che ancora una volta secondo me dovrebbe anche passare cioè dovrebbe anche riguardare il modo in cui noi concettualizziamo, il modo in cui pensiamo, il modo in cui interpretiamo, il modo in cui gli italiani hanno vissuto nel fascismo, con il fascismo, dentro il fascismo. Come rapidamente, perché il mio tempo sta finendo, come provare a pensare a tutto questo in termini di che cosa si può
trasmettere, come si può trasmettere questa esperienza. Io non ho risposte, mi sono occupata poco di questo, però mi è molto interessata una riflessione recente di una storica italiana che vive all'estero, che si chiama Monica Martinat, che ha molto riflettuto sul, diciamo, sul linguaggio della storia, in qualche modo indicando una prospettiva di riflessione che imponeva in qualche modo di considerare che i processi di ficzionalizzazione, non so bene come dirlo in italiano, ma i processi di costruzione di una narrazione che in qualche modo determina un coinvolgimento da parte dei lettori o di quelli che guardano nei confronti della vicenda storica, sia un processo che in qualche modo porta ad una carica emotiva, ma depotenzia la carica, diciamo, analitica e critica. Allora, a me passa una riflessione interessante e tuttavia, diciamo, non sfugge a nessuno che se in qualche modo si vuole veicolare una riflessione attorno al fascismo, questa riflessione è più facilmente veicolata da domande che hanno a che fare con, appunto, un potenziale di identificazione sul come e perché si diventa fascisti, sul come si vive nel fascismo, o su questioni di questo genere, cioè questioni che permettono una forma di identificazione di chi in qualche modo va a leggere un libro o a guardare un museo o a guardare un film, e che sono, diciamo, il processo, diciamo, importante per creare un interesse, domande, eccetera. Secondo me la prospettiva dovrebbe essere questa, cioè di partire da una prospettiva di identificazione per ritornare al ragionamento, cioè che il processo emotivo deve essere un processo che riporta ad un pensiero storico e critico piuttosto che essere un processo, diciamo, di costruzioni e di emotività che si ferma all'emozione. Questo. Grazie. Grazie Giulia, mi sembra che ha inquadrato bene, insomma, quello che avevamo intenzione di sviluppare stasera, appunto questo incrocio tra identificazione, emozione e riflessione critica, un po' quel cubo di tutti noi quando stiamo dentro le aule con gli studenti. Alberto De Bernardi. Grazie. Io vorrei partire da una citazione, che io voglio se la trovo, l'ho messo l'orecchietto, non l'ho messo troppe, quindi. Il parlamentarismo è morto. Poi vi dirò chi dice, fa queste affermazioni. E con lui è finito tutto quel piccolo mondo arcatico e sentimentale a cui non è possibile pensare senza rimpianti, perché aveva la sua bellezza e la sua poesia, il culto della ragione, il rispetto della libertà, la fede nella giustizia. Il sistema parlamentare, cioè il predominio politico di assemblee di delegati eletti dal popolo, di intermediari non governanti e irresponsabili, sorto per contingenze speciali in Inghilterra e diffusosi in Europa sotto il predominio della filosofia razionalistica e dell'idealismo liberale, doveva cadere col cadere del razionalismo e dell'idealismo. Noi riteniamo che il parlamentarismo abbia ormai assolto il suo compito. Che cosa verrà dopo di esso? Nessuno può dirlo. Queste parole le scriveva Alfredo Rocco su una delle riviste più importanti del nazionalismo italiano, che si chiamava Il Dovere Nazionale, alla vigilia della Prima Guerra Mondiale. Perché io sono partito da questa citazione? Perché Alfredo Rocco e i nazionalisti con lui avevano colto e tra l'altro un aspetto che per altri versi coglieranno i bolscevichi, che alla vigilia della Prima Guerra Mondiale la crisi dello Stato liberale europeo era già assolutamente conclamata, era già in essere, era già prepotentemente evidente. Per molti aspetti si potrebbe anche dire che la guerra mondiale sia stata, tra le sue tante sfaccettature, anche una conseguenza di questa crisi, di questa difficoltà dello Stato liberale europeo. Questo
partire da questa consapevolezza credo che metta in evidenza un aspetto che io penso sia uno degli elementi di novità con cui la storiografia italiana negli ultimi 10-15 anni ha guardato il fascismo, cioè quello di farlo uscire da quel campo di oscurità, opacità, che lo relegava in una sorta di ritorno del passato sotto forme nuove, ma sostanzialmente un ritorno del passato in Europa, no? Ci sono, diciamo, Ernesto Ragionieri nella sua grande storia d'Italia, nel quarto volume della storia d'Italia Einaudi, insomma, definisce il fascismo come una sorta di ritorno al Medioevo. Ecco, questa idea che il fascismo sia il ritorno al Medioevo ha presieduto per molti anni la ricostruzione storica del fascismo. La frase di Alfredo Rocco mette in evidenza che bisogna andare in tutt'altra direzione per capire che cosa sia stato il fascismo, cioè sia stata una soluzione a questa crisi. La domanda è: che cosa verrà dopo di esso, cioè dopo la crisi dello Stato liberale, prima della Prima Guerra Mondiale, o colta già da molti segnali prima della Prima Guerra Mondiale? Nessuno può dirlo. Bene, il nessuno può dirlo lo dirà la Prima Guerra Mondiale, qual è la soluzione allo Stato, alla crisi dello Stato liberale, perché la Guerra Mondiale gemma le due soluzioni, bolscevismo e fascismo, le genera proprio a partire dal fatto che l'unico elemento che tiene insieme queste due esperienze storiche così polari per altri molti punti di vista è la critica allo Stato liberale, è la critica al parlamentarismo, è la critica alla democrazia liberale nella sua fase di incipiente trasformazione in chiave democratica, che è quella che si affaccia all'orizzonte del XX secolo. Quindi questa chiave di lettura del fascismo come risposta a una crisi dello Stato liberale e come risposta non regressiva ma in qualche modo progressiva, laddove al termine progressivo non bisogna, come dire, definirlo dentro una tavola di valori che riguarda il progresso, quello ottocentesco, dentro cui ci sta il socialismo, il marxismo e l'idea di rivoluzione, dalla rivoluzione, ma progressiva nel senso che rappresenta un campo di novità che si impongono di fronte alla crisi delle culture politiche che in quell'Italia, in quel mondo liberale erano sorte, razionalismo, che lo dice molto bene, perché questo razionalismo, idealismo, perché il marxismo è dentro, socialismo riformista è dentro questo campo, possiamo dire, di tavole di valori, in questa tavola di valori diciamo ottocentesca. Bene, questo mi sembra una novità importante, cioè il fatto di cominciare a studiare il fascismo in questa nuova chiave, in una chiave cioè di risposta a una crisi, a una risposta a una crisi della quale risposta la guerra mondiale fornisce nella sua evoluzione alcuni elementi costitutivi. L'elemento, quali sono gli elementi costitutivi? Uno, il problema che le intuizioni stataliste, cioè l'idea che lo Stato diventi un regolatore della vita economica, che erano già emerse nella soluzione della crisi di fine Ottocento, che si erano imposte poi negli Stati liberali agli inizi dell'Ottocento, del Novecento, con la guerra mondiale si enfatizza ulteriormente. È inconcepibile il capitalismo senza lo Stato, e questa eredità della guerra mondiale sarà l'eredità più radicale e profonda rispetto alla quale i governi saranno chiamati a dare una risposta. Tanto è vero che in Germania abbiamo l'esperienza corporatista, cioè si esce sostanzialmente da un'idea liberale ottocentesca su cui ha lungamente riflettuto Polanyi e si entra dentro un universo di risposte non predeterminate che andavano cercate, rispetto alle quali
sia la tradizione del liberale che la tradizione del socialismo riformista socialdemocratico era sostanzialmente inadatta a fornire. Quindi c'è un campo nuovo rispetto al quale il fascismo rappresenta una risposta, perché il corporativismo, che è il suo elemento costitutivo, è già in nuce dentro i meccanismi di funzionamento del rapporto tra Stato, impresa e mercato negli anni della guerra mondiale. Punto secondo, il governo delle masse. La guerra mondiale ha massificato, nazionalizzato, socializzato le masse operaie e contadine, il popolo, no? Bene, governare contro, governare senza, governare in qualche modo a prescindere da questo aspetto della massificazione della società è l'altro elemento di forte modernizzazione che viene introdotto dai fascismi, che sono governi autoritari ma popolari, tanto è vero che appunto in una chiave che spesso è stata discussa sono forme di populismo, cioè forme di governo autoritario all'interno delle quali il popolo, la classe, i lavoratori assumono una centralità, finché vogliamo, fittizia, mimetica, strumentale, ma impensabile senza. Nessun fascismo può governare senza le masse e senza mettere in relazione lo Stato con il governo delle masse. Quindi la triangolazione masse, governo delle stesse, governo dell'economia e, diciamo, tenuta dell'insieme dei poteri pubblici, statuali, diventa un elemento cogente le cui esperienze si fanno nella prima guerra mondiale. Se uno legge diciamo, il progetto che Rathenau mette a disposizione del governo di Weimar prima di essere assassinato, beh, insomma, tutti questi elementi sono assolutamente evidenti. Se uno va a cercare nelle propaggini estreme dell'Europa la riflessione che in quegli anni faceva, diciamo, un professore dell'Università di Coimbra che si chiamava Salazar, ecco, capisce che questa roba qui non è una cosa italiana, è una cosa che riguarda l'Europa uscita da quel conflitto. Lo Stato liberale non ha una risposta, non riesce ad averla una risposta, soprattutto nelle sue aree periferiche, l'Italia è una di queste, e da questo punto di vista la guerra fornisce a degli attori sociali, attori politici nuovi, invece alcune chiavi per venirne a capo, no? Per venirne a capo. E ovviamente, come spesso accade, perché questo succeda, ci vogliono degli attori politici chiamati, capaci, diciamo così, di governare, di intervenire, di capitalizzare l'emergenza della crisi dello Stato liberale. Il terzo punto che a me piace sottolineare, che è stato anch'essa secondo me una novità della ricerca di questi ultimi anni, che tutto questo che io ho detto è possibile perché esiste una cultura politica che lo rappresenta. Cioè l'idea che il fascismo sia un'invasione di Ixos senza idee, che raccatano qua e là strumentalmente pezzi di ideali, ideologie preesistenti, non è fondato. Non solo non è fondato nel senso della chiave reazionale, cioè il fascismo come appunto reazione, quindi che va a prendere nel passato, perché il corporativismo non ha, di Mussolini e del fascismo non ha niente a che vedere col corporativismo medievale, il cattolicesimo, salvo in alcune ricomposizioni che verranno fatte per esempio nell'esperienza ispanica, ma questo è un altro ragionamento, no? Quindi non c'è questo, non c'è soltanto un ritorno al passato e il recupero di tradizioni passatiste, l'idea del Mediterraneo di Mussolini, che pur lo vede con l'arco, la faccia degli imperatori romani, è una visione assolutamente moderna della leadership, non ha niente a che vedere con il ritorno al passato idolatrato, perché questo è semplicemente retorica, è una visione, perché Mussolini ha bisogno di questo per irrobustire la sua idea dell'Italia come potenza centrale nel Mediterraneo, quindi deve recuperare
questo riferimento all'unica parte della storia d'Italia in cui effettivamente il Mediterraneo è stato il mare nostro, se no avrebbe potuto prendere non so, i comuni piuttosto che un altro pezzo della storia d'Italia. Prende quella perché quella era dagli anni 30, la seconda metà degli anni 30 in poi, l'indirizzo prevalente della politica estera del fascismo. Ma ripeto, non abbiamo tempo poi per analizzare tutte queste cose, stiamo alle origini. L'idea cioè che esista una cultura dei fascismi europei lo mette bene in evidenza Alfredo Rocco. Questa cultura antiparlamentare, antirazionalista, antiidealista, che riempirà le pagine di giornali, di riviste come La Voce, La Cerba, per stare a quelle italiane, basta uscire dall'Italia per ritrovarne altrettante, testimonia il fatto che già alla fine dell'Ottocento cresce una nuova ideologia politica che mette in discussione l'idea di nazione ereditata dal liberalismo e che lo Stato, che il socialismo ha messo in discussione in una chiave però totalmente diversa, cioè dicendo il proletariato non ha nazione e così ha risolto il problema. Mentre invece questa idea, diciamo, nuova della nazione, che sarà quella che dominerà la prima metà del XX secolo in Europa e non solo, è figlia, diciamo così, di una filiera ideale, concettuale, che ha fortissimi punti di forza nella cultura europea, anzi era assolutamente vincente questa visione del mondo, vincente. Allora è chiaro che il fascismo si è, diciamo, come diceva D'Annunzio, gli arditi col pugnale in bocca, ma dietro questo ardito col pugnale in bocca c'è un'elaborazione culturale che sta in campo esattamente con una forza ideale altrettanto cogente e altrettanto elaborata di quanto era quelle delle culture dominanti fino a quel tempo, cioè il liberalismo, la democrazia e il socialismo. Quindi la ricerca storica ha messo in evidenza che è necessario fare i conti con questo apparato concettuale per capire che cosa sia stato il fascismo e per capire perché questo fascismo si afferma non in Italia soltanto, ma come ha detto bene Giulia, in Europa, diventando prima un'alternativa e poi la risposta vincente, perché è del tutto evidente che dal 24 in poi, diciamo, la risposta bolscevica alla stessa crisi dello Stato liberale in Europa non è più vincente. Quindi da questo punto di vista quel conflitto che dura tra il 18, 19 e 20, tra queste due opzioni che emergono dalla stessa matrice, cioè la crisi dello Stato liberale che matura dentro la Prima Guerra Mondiale, diciamo, non si gioca più nei termini di una alternativa vera. L'Europa è ormai, non ha più l'alternativa bolscevica, perché quella rivoluzione ha fallito, no? Ha fallito in Germania, ha fallito in Ungheria, ha fallito in Italia, cioè lo sciopero, l'occupazione delle fabbriche, ha fallito e resta in campo che cosa? Una difficile difesa di quelle presidi del liberalismo politico e della democrazia parlamentare nelle sue aree storicamente più forti, cioè la Francia, l'Inghilterra e, diciamo, l'Europa atlantica, il Belgio, l'Olanda, che sono i posti dove questa democrazia si era affermata prima, e poi un progressivo sgretolamento di tutte quante quelle aree che si erano, come dire, erano arrivate tardi all'affermazione dello Stato liberale, Germania compresa, che progressivamente vengono, come dire, riportate dentro un alveo ideale che è quello che noi potremmo chiamare fascista. Ora, studiare il fascismo è studiare questo processo oggi, e a me sembra che questo sia, rispetto alle interpretazioni classiche del fascismo, ma anche rispetto a una discussione che la storiografia ha fatto fino agli anni 80 sostanzialmente, un campo di novità particolarmente significativo. Un'ultima questione volevo toccare, che riguardava il fatto che tra le cause
fondanti del successo non solo italiano del fascismo, è che il fascismo crea la destra, crea uno spazio politico della destra che non c'era mai stato nel partito unico trasformista liberale, perché in quel partito ci stava Sonnino, ma ci stava anche Facta, ci stava anche Giolitti, ci stava anche Nitti, no? Che era, diciamo, quello che aveva tra il 18 e il 19 pensato l'unica possibile via d'uscita non fascista alla crisi dello Stato liberale. Ma insomma Nitti non era Keynes, insomma gli mancavano, l'Italia non era il posto giusto per fare questa operazione, ma qualche idea, diciamo, ce l'aveva avuta Nitti per uscire da questo dilemma della crisi dello Stato liberale. E infatti, voglio dire, quando si dovrà ricostruire l'Italia dopo la seconda guerra mondiale, Nitti sarà, diciamo così, lo spazio ideale dove si troveranno gran parte delle soluzioni, ma in mezzo c'era una cosa che al tempo di Nitti non c'era, cioè l'elaborazione del welfare e dell'idea, diciamo così, dello Stato sociale, che nel 20 era un'idea del tutto inesistente nello spazio politico continentale. Bene, l'idea di aggregare la destra in Italia, di costruire tra il 19 e il 22 lo spazio della destra, che raccoglie una serie di forze che prima stavano fuori dalla destra, stavano in pezzi vari del sistema politico, lungo la discriminante interventismo e anti-interventismo, che diventa la vera discriminante del sistema politico italiano nel primo dopoguerra. Bene, questa è un processo interessantissimo da studiare, perché tutti i fascismi, laddove si sono fermati, hanno fatto questa operazione, hanno cioè ridisegnato il campo della destra politica, che prima non c'era o era assolutamente scombiccherato e diviso, perché al suo interno aveva delle anime progressiste e delle anime reazionarie. Questa dicotomia viene superata per il semplice fatto che, come scriverà Mussolini in un'altra citazione che mi sarebbe piaciuto fare ma non ho tempo, nel 1921-22 la capacità del fascismo di imporsi impone allo spazio politico questo dilemma: o vince la rivoluzione fascista o vince la rivoluzione bolscevica. E di fronte a questo dilemma, che Salvemini si incaricherà di dimostrare non esistere, si ridefinisce lo spazio pubblico, lo spazio politico italiano. La forza del fascismo è di aver posto questo dilemma e di aver attorno a questo, tra il 21 e il 22, ricostruito gran parte di quelle forze che poi lo sosterranno in tutta la sua esperienza di prima capo del governo di una soluzione bonapartista della crisi italiana, e poi dal 26 in poi nella costruzione di un regime effettivamente totalitario. Grazie Alberto. Maddalena Carli. Ringrazio intanto. Si sente? Di atticciare. Devo atticciare, sì. Ringrazio intanto gli organizzatori, Marcello Flores, che non c'è più. Voce, voce. Adesso mi sentite così? Okay. Avvicinalo. Ho sempre un problema di voce con te, quindi non inizio. Allora, volevo cominciare prima di parlare delle origini del fascismo, volevo attirare la vostra attenzione sulle difficoltà e le ambiguità del termine origini. Lo storico francese Marc Bloch, il fondatore delle Annales, ha dedicato un paragrafo della sua Apologia della storia a quello che non ha esitato a chiamare l'idolo delle origini, cito da Marc Bloch: la spiegazione del più recente mediante il più remoto, logicamente cara ad uomini che nel passato vedono il principale campo della loro ricerca, ha talvolta dominato i nostri studi fino all'ipnosi. Nella sua forma più caratteristica, quest'idolo tribus degli storici ha un nome: ossessione delle origini. Nell'evoluzione del pensiero storico, esso ebbe altresì un momento di particolare fortuna.
Dopo aver avanzato alcuni esempi, Bloch continua esprimendo una preoccupazione legata alla ambiguità del termine, continuo a citare dall'Apologia della storia. Origini significa semplicemente inizi? Sarà quasi chiara allora. Però con la restrizione che per la maggior parte delle realtà storiche il concetto stesso di questo momento iniziale rimane singolarmente evanescente. Problema di definizione senza dubbio, ma di una definizione che purtroppo ci si dimentica con eccessiva facilità di dare. Per origini si dovrà invece intendere le cause? Non vi saranno più altre difficoltà allora, se non quelle che costantemente, e in modo particolare non c'è dubbio nelle scienze umane, sono inerenti per natura alle ricerche causali. Di frequente però fra i due significati avviene una contaminazione, tanto più temibile in quanto in generale poco chiaramente avvertita. Nel vocabolario comune le origini sono un inizio che spiega, peggio ancora che è sufficiente a spiegare. Qui sta l'ambiguità e il pericolo, confondere una spiegazione, una filiazione, scusate, con una spiegazione. Quando sono stata invitata a partecipare a questa tavola rotonda sono andata a rileggermi la pagina di Marc Bloch e mi è sembrato interessante condividerla con voi, un po' per sdrammatizzare il clima che parlare delle origini del fascismo comporta, un po' perché comunica, mi sembra, quello che dovrebbe essere l'obiettivo primario di una riflessione sulle origini di un fenomeno storico. Riflettere sulle origini del fascismo è un modo di inserire il fascismo nel suo contesto storico, di storicizzarlo dunque e di studiare il momento in cui si formò e conquistò il potere, al di là degli usi metastorici e attualizzanti della categoria di cui stamattina è stata data una panoramica ampia e intelligente nel convegno a San Domenico la parola fascismo. Ricapitolando, direi che la pagina di Bloch mi sembra un'efficace introduzione in primo luogo alla necessità di distinguere tra filiazione e spiegazione, quindi evitare di istituire dei nessi meccanici tra età liberale e fascismo. Detto in altri termini, la crisi dell'età liberale contribuisce a spiegare il successo del fascismo, ma il fascismo non discende automaticamente e necessariamente dalla crisi dell'età liberale. Applicate al regime fascista, le considerazioni di Bloch mi sembrano in secondo luogo invitare a non sottovalutare la novità e la particolarità delle forme con cui il fascismo prende il potere. Aggiungo qualche cosa a quello che diceva Giulia prima di me. All'interno del dibattito sulle origini del fascismo ha a lungo dominato la questione se il fascismo possa o non possa essere considerato una rivoluzione. Non entro nel dettaglio di questa discussione complessa. Sottolineo solamente come la modernità della funzione assegnata nella marcia su Roma alla violenza politica, ne parlava anche stamattina Giovanni Gozzini, una violenza agita ma anche una violenza evocata, minacciata, utilizzata come strumento di contrattazione, di ricontrattazione dello spazio politico. A lungo ridicolizzata, era diventata appunto una barzelletta, la presa del potere fascista rivoluziona il modo di impiegare in politica la pressione della piazza, porta a compimento un processo di mobilitazione delle masse iniziato negli anni 10 nell'ambito del movimento nazionalista, consolidatosi nel corso delle campagne interventiste del 1915 e arrivato poi al suo apice nel corso del conflitto mondiale, del primo conflitto mondiale. Le origini del fascismo, che problemi storiografici hanno posto e quali continuano a porre? È ovviamente un dibattito complesso di cui Giulia Albanese e Alberto De Bernardis hanno già ricordato alcuni aspetti.
sottolineo come questo dibattito abbia più o meno avuto origine col fascismo stesso, potremmo dire. Sono i primi ad analizzare e ad avanzare interpretazioni sulle origini del regime, sono i fascisti stessi, che propongono ricostruzioni e spiegazioni funzionali a sottolineare la novità del regime e le sue differenze con i sistemi autoritari di stampo tradizionale. Emilio Gentile, in un libro importante, La via italiana al totalitarismo, ha ricostruito come la nascita del termine totalitarismo sia proprio italiana, risalga all'Italia degli anni 20, è un termine che nasce negli ambienti dell'antifascismo per descrivere la natura totale del progetto fascista, ed è un termine che Mussolini e i fascisti, diciamo gli intellettuali del regime, adottano immediatamente, ci si riconoscono. È un termine che ai fascisti, a differenza ad esempio di quello che succede nella Germania nazista, piace, e quindi da questa dimensione di riflessione e di utilizzo del termine totalitarismo, diciamo, comincia una riflessione sulle proprie origini, che passerà poi dal 45 in poi in un ambito storiografico vero e proprio, legandosi alle difficoltà dell'Italia repubblicana a confrontarsi con il suo passato recente. È un dibattito che ha attraversato varie stagioni, alcune le abbiamo già attraversate nel corso degli interventi precedenti, e di cui vorrei sostanzialmente mettere in rilievo alcuni aspetti che mi sembrano particolarmente importanti e sono poi quelli su cui ho lavorato più nello specifico. Tralascio le relazioni con la guerra e con l'età liberale, ne ha già parlato sia Giulio Albanese che Alberto De Bernardis. Forse aggiungo all'offuscamento di ragionieri di cui parlava Alberto De Bernardis un'altra delle interpretazioni che ha pesato a lungo sulla possibilità di storicizzare l'origine del fascismo, che è la teoria crociana della parentesi, del fascismo come parentesi. Lo dico soprattutto per i più giovani. È una teoria che aveva in qualche modo una funzione politica, probabilmente di pacificazione, di rendere possibile la convivenza postbellica, ma è anche una teoria che ha a lungo impedito di calare la storia del ventennio dentro la storia d'Italia, sia prima sia rispetto al termine ante che a quello post-guerra. Ma appunto sul rapporto con lo Stato, con la crisi dello Stato liberale e con la prima guerra mondiale hanno già detto molto i miei colleghi. Un secondo aspetto su cui la questione delle origini in qualche modo si è confrontata è quello di una periodizzazione interna al ventennio fascista. Se si parla di origine fascista, se si parla di origine, si parla ovviamente anche di conclusione e di un periodo di mezzo sostanzialmente, cioè c'è nell'utilizzo, nell'interrogarsi sulla questione delle origini, il riconoscimento che il ventennio fascista non è stato un fenomeno unico e atemporale, senza cesure e senza trasformazioni interne. Anche in questo caso la storiografia ha fatto passi da gigante, credo, negli ultimi 25-30 anni, soprattutto quella che ha legato lo studio del fenomeno fascista ai totalitarismi, sottolineando appunto la dinamica temporale dei regimi, quindi anche del regime italiano, per mettere appunto in discussione un'immagine monolitica e statica del regime fascista, tanto nello spazio che nel tempo. Si è parlato e su questo io credo ci sia ancora molto da fare, ma appunto i risultati ce ne sono, di una tendenza alla radicalizzazione del regime e quindi ad una necessità appunto di studiarne le differenti temporalità e anche appunto i periodi interni. Periodizzazione interna dunque non tanto nel senso della distinzione che Renzo De Felice aveva avanzato tra fascismo movimento e fascismo regime, quanto fra le priorità e quanto uno studio delle priorità e delle dinamiche politiche
politiche, delle dinamiche interne al regime che cambiano a seconda appunto del momento storico in cui è possibile appunto suddividere il ventennio fascista. Un altro aspetto che ha in qualche modo coinvolto la storiografia delle origini è il rapporto fra storia nazionale e storia locale. Un certo Masurbanis, che doveva, anche se non aveva giustificazione, ma in qualche modo avrebbe dovuto, immagino, se ci fosse stato, parlarne lui. Nel periodo delle origini la dimensione locale del regime è forse ancora più forte e visibile che negli anni 30, quando l'italianizzazione del fascismo comincia a sortire i suoi effetti. Gli studi locali sulle origini del fascismo sono stati importanti sin dagli anni 70. Uno degli esponenti, diciamo, della storiografia sulle origini locali del fascismo, Paul Cornell, ha parlato qualche giorno fa proprio in questa sede. Il suo libro sulle origini del fascismo a Ferrara data 1975, mi sembra ricostruito, però l'edizione inglese, non so se quella italiana. Non sentiamo se parlo. La storiografia sulla, diciamo, storia locale dei fascismi ha subito poi un lungo periodo di stasi, se non probabilmente di occultamento. Nell'ultimo decennio, direi, è riaffiorata e riemersa. La dimensione locale ha dato vita ad una serie di nuove ricerche che si sono interrogate sostanzialmente sui casi locali come verifica o sconferma dei modelli generali del fascismo. Sono studi importanti, io credo che celino un rischio su cui probabilmente la storiografia deve ancora lavorare, quello di far scomparire nelle differenze locali la forza del progetto generale del fascismo, sostanzialmente i confini dello Stato fascista e la portata appunto di questo progetto generale, che rischia a volte in questa dialettica, in questa verifica locale, di venir occultato dalle differenze. Un altro punto che voglio toccare è quello del rapporto fra fascismo e modernità. In qualche modo lo abbiamo toccato in tutto il festival, suppongo costantemente e sotto varie forme, si può declinare in differenti maniere. Quella che a me interessa affrontare, anche se brevemente e sempre semplificando processi molto più complicati, è il piano artistico e quello culturale del regime. Ne accennava nel senso di cultura politica Alberto De Bernardi qualche minuto fa. Io direi che il campo artistico e culturale è quello da cui è iniziato una parte del rinnovamento che ha faticosamente condotto a riconoscere la modernità del fascismo. Dico faticosamente perché riconoscere che il fascismo è moderno, e ancora oggi abbiamo bisogno di aggettivare la modernità fascista, reazionaria, autoritaria, diverso, quindi come se ci fosse una modernità ideantipica da cui è necessario distanziare quella fascista, è faticoso perché riconoscere che il fascismo è moderno significa riconoscere che la modernità non è sempre progressiva e progressista. Questo è il grande problema del riconoscimento storiografico e politico della modernità del fascismo, un riconoscimento faticoso e doloroso, direi, perché ci interroga anche appunto sul piano politico e della cittadinanza. Come sono stati trattati dalla storiografia il campo artistico e quello culturale del regime? Anche qui, per sintetizzare un processo storiografico molto più lungo, potremmo dire che ha a lungo dominato la tendenza a negare l'esistenza di una cultura e di un'arte fascista in un senso duplice. Il fascismo non ha avuto una cultura perché non ha avuto idee, ma solo intenti propagandistici. C'è questo grande fraintendimento sulla parola propaganda, nel senso in cui la intendevano i fascisti, nel senso dispregiativo in cui l'abbiamo. È come se avessimo proiettato sulla parola propaganda tutta una serie di riflessioni ispiratici dalla guerra fredda.
e in un secondo senso direi che l'esistenza di una cultura di un'arte fascista sono state legate, che a differenza degli altri regimi totalitari, il fascismo, secondo la Vulgata, non è stato capace di creare un'arte e una cultura di Stato, perché ha concesso agli artisti una libertà stilistica che ad esempio non troviamo in Germania o in Unione Sovietica. A lungo la storiografia ha utilizzato questo termine, possibilismo artistico, per sottolineare appunto una presunta libertà artistica e culturale rispetto appunto ad uno stile ufficiale che la Germania o l'Unione Sovietica, quindi gli altri due totalitarismi del periodo fra le due guerre, avrebbero messo a punto. Solo recentemente, e proprio prendendo analizzando l'arte delle origini, quindi il rapporto tra fascismo e avanguardia futurista, si è cominciato a parlare di eclettismo artistico e non di possibilismo, a indicare che il fascismo ha avuto un'arte di Stato che non si è fondata sull'imposizione di uno stile unico, ma sulla condivisione di temi, modi di rappresentare, e direi soprattutto di una visione della forma. Ne ha parlato ieri Stefano Pivato, che si interrogava sul rapporto fra corpo e spirito nel fascismo e nel comunismo. Io direi che studiando l'arte fascista, ma anche lo sport fascista, insomma il rapporto con il corpo, emerge abbastanza chiaramente come la costruzione dell'uomo nuovo, che è uno dei pilastri dell'utopia totalitaria, parta per i fascisti dall'esterno, dalla modifica dell'aspetto esterno dell'uomo. Cioè Giuseppe Bottai, che dice chiaramente in una serie di suoi articoli, cambiare l'interno dell'uomo è una questione molto lunga ed è una questione che lasciamo alla Chiesa cattolica. Noi cominciamo dall'esterno e quindi cominciamo a modellare la forma differentemente, perché la forma aiuta il cambiamento interno dell'uomo. L'arte e la cultura, e questo è un retaggio futurista, quindi un retaggio diciamo dell'arte delle origini, sono campi di costruzione dell'uomo nuovo, che è un uomo nuovo moderno, proprio per questo aspetto e importanza della forma che viene data nell'arte nel fascismo, appunto all'aspetto esteriore dell'uomo. Per concludere mi aggancio alle rappresentazioni artistiche e culturali vorrei trattare brevissimamente un ultimo aspetto che è legato alla dimensione divulgativa e didattica della possibile narrazione delle origini del fascismo, ma del fascismo nel suo complesso. È importante sottolineare che le origini del fascismo sono state rappresentate dai fascisti stessi, che ne hanno fatto uno dei loro miti fondatori, il mito delle origini rivoluzionarie del regime. È su questo argomento che io lavoro ormai da un po' di anni, attraverso l'analisi diciamo, della mostra della rivoluzione fascista, che è stata questa grande mostra organizzata nel corso degli anni 30 dal fascismo, per celebrare e appunto autorappresentare le proprie origini rivoluzionarie a partire dalla marcia su Roma, ma andando un po' avanti e un po' indietro nel tempo. Che differenza esiste fra rappresentazione e autorappresentazione di un fenomeno? È possibile impiegare le autorappresentazioni per comunicare la storia del fascismo, per raccontarla in un ambito di non addetti ai lavori? Penso agli studenti che molti di noi incontrano nel proprio lavoro, o penso anche appunto ad interventi divulgativi più ampi e non necessariamente legati al lavoro appunto con gli studenti. Il fascismo si autorappresenta come una rivoluzione dal punto di vista estetico, da quello spaziale e da quello temporale. Basta ricordare che come cambi il calendario, no? Cioè c'è una dimensione temporale di tabula rasa, si cambia addirittura il modo di contare il tempo. Il fascismo è stato una rivoluzione, possiamo dire, sul piano spirituale, riprendo
un autore già citato da Giulia, George Moss, che parlava di una rivoluzione tipicamente novecentesca, perché pur non toccando i rapporti di produzione e la redistribuzione delle ricchezze, è una rivoluzione che cambia appunto l'immagine dell'uomo e cambia il modo di interpretarne lo spirito, e in questo senso è una rivoluzione tipicamente novecentesca. Il fascismo ha mitizzato le vicende connesse alla presa del potere, trasformandole appunto in un mito rivoluzionario e promuovendo il percorso personale di Mussolini a paradigma dell'intero regime, dal socialismo al fascismo attraverso l'interventismo. Io sono abbastanza convinta, ne parlavamo con Giulia prima di entrare in questa sala, che la distanza degli eventi e gli strumenti che ormai l'analisi storiografica ci mette a disposizione rendano possibile cominciare a usare anche nelle narrazioni divulgative le autorappresentazioni del fascismo, ovviamente con le dovute cautele, in primis la capacità di storicizzare queste autorappresentazioni, come è necessario fare del resto con ogni fonte storica, perché dietro il fascino che tali immagini trasmettono mi sembra si possa anche leggere però la violenza del messaggio ultimo del fascismo e della sua modernità, che è l'asservimento dell'uomo, il controllo totale dell'uomo e la riduzione degli spazi di libertà e di individualità. Con questo concludo, se c'è il tempo vi mostro alcune immagini di come la marcia su Roma è stata rappresentata, oppure possiamo fare successivamente. No, facciamolo subito. Facciamo subito. Sono molto poche, sono alcune delle dei possibili esempi. Comincio dagli anni 10, in cui la violenza di piazza comincia ad essere rappresentata. Questo è un quadro molto famoso di Umberto Boccioni, che muore in guerra, rissa in galleria. Stiamo parlando di alcune delle risse che accompagnano le manifestazioni futuriste, soprattutto a Milano e a Roma. Sono immagini molto belle, ma in cui appunto penso che la violenza e la riduzione dell'uomo a massa appunto siano abbastanza evidenti. Questo è un quadro dell'11, in concomitanza con la guerra di Libia, Luigi Russolo, un altro futurista, si chiama La Rivolta. Il tema del pugno è un tema che poi sarà molto utilizzato sia dai futuristi italiani che da quelli russi. Anche in questo caso uomo, massa, ma l'individuo, la forza dell'uomo è data dalla massa e dalla ripetitività, non so se vede se sia sufficientemente visibile. Ovviamente il contesto storico è la città, è la modernità della città, che è uno dei temi ricorrenti. Questo è sempre un futurista, siamo nel 1922, sono due cartoline che Tato illustra per rappresentare appunto la marcia su Roma. Qui è già ovvio lo scollamento in qualche modo dalla realtà e la mitizzazione dell'evento, che è molto diverso, immagino, da quello che poi si ritrova nei documenti e anche nella realtà fotografica. Questa è un'altra cartolina che Tato compone nel 1925 circa. Anche in questo caso continuo a sottolineare soltanto l'elemento della forza che la massa assume, ma perdendo l'individualizzazione degli uomini che la compongono. Questo è un quadro molto famoso che Giacomo Balla ha dipinto tra il 31 e il 33, in realtà è il verso di un quadro ancora più famoso dello stesso Balla, è la marcia su Roma, Mussolini, quindi è il momento conclusivo in qualche modo, uno dei momenti conclusivi della marcia su Roma, Mussolini che si appresta ad andare al Quirinale ad ottenere l'incarico. Siamo negli anni 30, quindi c'è un modo diverso di autorappresentare le proprie origini. Queste sono due immagini della mostra della rivoluzione fascista del 32. Questo è un fotomontaggio di Terranni, che si chiama, di Giuseppe Terranni, che si chiama Adunate. Anche in questo caso
c'è tutta una possibile lettura iconografica dell'immagine che mette anche qui in evidenza come l'uomo si trasformi in un gesto addirittura senza volto, che è quello del saluto romano, cioè proprio una la forza che viene acquisita dalla massa, ma ancora una volta a scapito della con la spersonalizzazione degli individui che la compongono. Questo è Sironi, è sempre nella mostra della rivoluzione fascista la sala dedicata alla marcia su Roma, e qui mi sembra molto evidente, diciamo, il messaggio è una rivoluzione, ma è una rivoluzione che ripristina un ordine anche estetico, no? Comincia ad esserci una dimensione di ordine che e anche di fissità delle immagini che perde il movimento rispetto a quelle degli anni 10 che abbiamo visto precedentemente. Qui è sempre nella mostra della rivoluzione fascista Enrico Brancolini che dipinge un quadro sull'incendio dell'Avanti del 1919. Brancolini era stato protagonista dell'assalto alla sede dell'Avanti e per celebrare la rivoluzione ritorna sull'episodio raffigurandolo con appunto i colori del tricolore, si potrebbe fare anche qui un'analisi iconografica più lunga. Mi sembra che questa sia l'ultima, è il polittico della rivoluzione fascista che è conservato alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma, siamo nel 1934, è sempre un ex futurista che lo dipinge, abbiamo il capo in cima alla piramide gerarchica, gerarchia è una parola che abbiamo trovato anche ieri nelle riflessioni pomeridiane, e questo è un particolare. Torno a sottolineare la massa tutta uguale, che ha una forza intrinseca ma sempre a discapito, diciamo, delle individualità che la compongono. Ecco, io credo che queste immagini sono immagini molto belle che affascinano, ma che possono anche essere spiegate e contestualizzate per testimoniare i lati appunto repressivi, i lati totalitari del progetto del regime fascista. Grazie. Grazie a te Maddalena, apriamo lo spazio, un po' di tempo ce l'abbiamo ancora per domande, interventi dal pubblico. Abbiamo un microfono qui. Si deve accendere la luce. Non mi ricordo come è fatto. Sei stato bravissimo ad abbassarlo, non la devi accendere più. Prima al buio. Per rompere il ghiaccio è anche il tempo morto. Vi faccio una domanda a tutte e tre. Mi sembra, ma anche poi da quello che abbiamo detto insieme stamani, si stia sottolineando molto il fascismo come rivoluzione e si sia un po' perso consapevolmente il fascismo come rivelazione, no? Cioè, questa è una vecchia gioco di parole che riprendeva appunto il conflitto tra la tradizione, direi sia liberale sia marxista, no? Perché c'è una tradizione che fa capo a Gobetti fondamentalmente, il risorgimento senza eroi, quindi l'idea di un processo di unificazione nazionale e di costruzione di quello Stato liberale che Bisi veniva denunciata da Alfredo Rocco in termini elitari, in termini di non di rivoluzione di popolo, e dal punto di vista marxista invece l'idea della rivelazione in quanto fascismo strumento di una dittatura di classe, e quindi il nodo poi della eteronomia, no? Come si diceva del fascismo, cioè il fascismo erano loro o erano delle marionette manovrate da quei grandi poteri forti dell'economia che precedevano e che sopravviveranno anche all'avventura politica di Mussolini. Ecco, vi voglio chiedere questo, cioè se questo è vero, se questo corrisponde all'intendimento vostro sia in termini di ricerca e di didattica, e se naturalmente la domanda c'era, diciamo, un trucco,
Cioè, se non rischiamo di dimenticarci, di perdere per strada qualcosa, non abbiamo mai parlato di classi sociali, no? Per esempio, non abbiamo mai parlato di capitalismo, almeno oggi, diciamo, in questa mattinata e in questo pomeriggio. E se questo non rischia, nello sforzo considerato meritorio di restituire autonomia soggettiva a un'avventura politica, a un'impresa politica come appunto è il movimento di Mussolini, è se però non esclude qualche cosa da questo quadro, cioè è come se noi zoomassimo sul protagonista in soggettiva, e però quello che c'è